Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla sanità, l'assessore regionale Nicoletta Verì risponde al tavolo di monitoraggio ministeriale e alle polemiche seguite alla bocciatura della sanità abruzzese. Tra le questioni che hanno allertato Roma, quella del deficit finanziario e dei regali cosiddetti alle cliniche private. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Le criticità della nostra regione sono purtroppo uguali a tante altre criticità. C'è una carenza di professioni mediche, di medici, di professioni sanitarie, però come voi sapete abbiamo svincolato tutte le possibilità per le assunzioni. Sanità abruzzese sotto accusa dopo la bocciatura da parte del tavolo di monitoraggio che in primis ha contestato alla regione un buco di 57 milioni. L'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì, risponde alle critiche e rivendica il lavoro fatto. Da un punto di vista economico c'è una previsione di un disavanzo che, come sempre, sono alcune aziende che perpetuano in questa, diciamo, problematica di disavanzo, ma stiamo lavorando proprio attraverso questo tavolo che noi abbiamo attuato anche nella nostra regione per avere un maggiore monitoraggio tra il Dipartimento Salute della nostra regione e le aziende ALS. Altra questione sollevata da Roma è quella dei regali alle cliniche private, che con la Giunta Marsilio non dovranno più fornire i numeri dei ricoveri e delle dimissioni dei pazienti e a cui è permessa, senza alcuna giustificazione, una maggiore oscillabilità del fatturato. Per quanto riguarda il privato, stiamo avviando un lavoro eccezionale, ossia verifichiamo quelli che sono i flussi della nostra regione, quindi un reale fabbisogno sanitario e verificare anche dove gli accreditamenti dovranno essere avviati in base a quella che è la necessità di tutta la nostra regione, dove c'è un maggiore sovraffollamento e dove abbiamo difficoltà da un punto di vista pubblico. Adesso invece ci occupiamo di trasporti. Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla TUA per i conti e le consulenze, considerando invece la situazione problematica, ha detto dello stesso capogruppo PD, che vive l'azienda di trasporto pubblico regionale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Il governo regionale, per bocca del sottosegretario Umberto D'Annunzio, ha confermato tutto. In TUA si affidano consulenze onerose e discutibili in materia di comunicazione, mentre il servizio di trasporto pubblico locale fa registrare disservizi, pullman fermi in autostrada, corse cancellate e tagli alle percorrenze. Il governo Marsilio è sempre più il governo delle poltrone e degli incarichi e la TUA viene gestita con criteri poco trasparenti. Queste le parole di questa mattina del capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci, che nel corso della seduta del Consiglio regionale che si è tenuta a Pescara ha presentato una interrogazione sugli affidamenti della società TUA S.p.A. La maggioranza ha confermato tutti i nostri sospetti, ovvero che il Consiglio di amministrazione di TUA versa in una situazione di illegittimità. Hanno dato l'incarico a un membro del Consiglio di amministrazione il giorno prima di essersi poi successivamente dimesso per consentire al CDA la rinomina dello stesso CDA. Per noi è una procedura illegittima, oltre che fortemente inopportuna dal punto di vista politico. E in secondo luogo hanno portato avanti un bando dove ha risposto una sola società dopo 9 inviti di comunicazione a base d'asta 225.000 euro. Quando si taglia tutto oggi a TUA, basta chiedere ai cittadini di servizi che hanno gli studenti, i lavoratori, i mezzi che rimangono fermi, tutti che stanno a piedi, si dà una consulenza fatta in questo modo di 225.000 euro. E poi la domanda è: ma è la stessa società che fa anche comunicazione politica al centrodestra, per esempio? Ecco perché noi, a maggior ragione e più di prima, chiediamo la commissione d'inchiesta. Fu un'idea lanciata da Giuliante, raccolta da Marsiglio, tutte e 13 consiglieri regionali dell'opposizione, ho avuto modo di presentarla come primo firmatario, hanno avanzato e depositato questa richiesta. Chiediamo luce, chiarezza e una commissione che possa indagare su una gestione che sta affossando il trasporto pubblico abruzzese.
Andiamo adesso al Comune di Teramo, c'è grande attesa per l'ufficializzazione della nuova giunta da parte del sindaco Gianguido D'Alberto. Tante le resistenze all'ingresso di Italia Viva nel futuro esecutivo comunale, che dovrebbe essere allargato da 7 a 8, massimo 9 assessori. La recente alleanza dei renziani con il centrodestra nella vicenda delle nomine al CDA dell'Aruzzo potrebbe rappresentare un ostacolo all'ingresso del partito di Renzi nella giunta comunale. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Tutti con il fiato sospeso sulla futura giunta al comune di Teramo. Tra poche ore sapremo chi resta dentro, dei vecchi assessori, chi torna a casa, chi entra per la prima volta. L'incognita più grande è la presenza nell'esecutivo di Italia Viva, che oggi conta 3 consiglieri: Giovanni Luzzi, Osvaldo Di Teodoro, ex Teramo 3.0, e Flavio Bartolini, fuoriuscito dal PD. Il nuovo gruppo chiede di riconfermare la vice sindaco Maria Cristina Marroni e alle consultazioni con il primo cittadino D'Alberto si presenta Alfonso Di Sabatino, detto Dodo, ex vice sindaco di Brucchi e oggi renziano. È lampante che l'ingresso in giunta di Italia Viva non è gradito agli altri gruppi di maggioranza. Il partito di Renzi, in provincia di Teramo, fa riferimento all'ex parlamentare Tommaso Ginoble e l'asse che quest'ultimo avrebbe costituito con il centrodestra di Paolo Gatti nel rinnovo dei vertici della Ruzzoreti è stato denunciato con forza dagli alleati di D'Alberto. E in questo momento di importanti decisioni, l'ambiguità dimostrata da Italia Viva sembra non essere garanzia di stabilità futura. E che i renziani forse siano stati già scaricati lo si può capire da un post furioso pubblicato su Facebook dal consigliere Luzzi, che lamenta un isolamento politico del suo nuovo partito e parla di invidie e gelosie all'interno della maggioranza. Anche se Italia Viva non dovesse far parte della nuova giunta d'Alberto, la partita dei numeri in consiglio comunale si chiuderebbe comunque con un pareggio, cioè a numeri invariati. Fuoriescono i 3 consiglieri renziani ed entrano i 3 civici della minoranza, Mauro Di Dalmazio, Graziano Ciapanna e Giovanni Cavallari. A quest'ultimo andrebbe la fascia di vice sindaco. Blindati nella nuova giunta resterebbero Andrea Core e Valdo Di Bonaventura, mentre tutti gli altri ex assessori restano in bilico. È probabile che da 7 si passerà a 9 assessori, uno dei quali nominato direttamente dal sindaco D'Alberto. Il centrodestra intanto parla di fallimento politico del governo della città e prova a ricompattarsi e promette un'opposizione dura. Adesso invece torniamo ad occuparci della vicenda statale 16 e blocco sulla 14. I consiglieri regionali della Lega Quaresimale, Di Matteo e Di Gianvittorio hanno presentato in Consiglio regionale, che si è svolto questa mattina a Pescara, una risoluzione per la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza per quello che sta accadendo a cittadini ed operatori commerciali a causa del blocco del traffico dei mezzi pesanti sulla A14 per l'inchiesta della Procura di Avellino e il conseguente pesante traffico invece sulla Statale 16. Tra l'altro, come ha confermato anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli, questa mattina è stata presentata istanza di dissequestro e dunque la Procura di Avellino dovrà valutare nelle prossime ore se far tornare il traffico pesante e in quale misura, eventualmente sul viadotto del Cerrano, che a detta del Ministro è una vera e propria emergenza nazionale. Vediamo comunque il servizio che riguarda proprio il Consiglio regionale di oggi e la vicenda della A14. Oggi la Lega in Consiglio regionale presenta la risoluzione per la richiesta dello stato di emergenza sulla situazione della strada statale 16, situazione che sta diventando giorno dopo giorno sempre più difficile. Sì, assolutamente, col passare dei giorni anche il carico di problemi e di preoccupazioni che devono sopportare le comunità e le amministrazioni comunali coinvolte diventa davvero insopportabile, anche perché purtroppo non vediamo ancora la fine di questo tunnel, la luce per risolvere questo problema. Per cui adesso bisogna cominciare a dare anche delle garanzie a queste popolazioni, non soltanto che questa emergenza passerà, ma soprattutto che i danni che sta provocando in qualche modo possano essere risarciti, perché veramente già abbiamo la percezione di danni tangibili alle attività commerciali, alle infrastrutture viarie cittadine, e poi c'è anche il problema della salute, di questo smog che i cittadini cominciano ad avvertire in modo pressante. Anche domenica scorsa, quando abbiamo svolto una manifestazione
manifestazione pacifica insieme ai sindaci e alla popolazione, questo aspetto è emerso con grande evidenza. Quindi è evidente che noi chiediamo questo impegno per il tramite del Presidente al Governo affinché la nostra provincia non venga lasciata sola, chiediamo celerità nella risoluzione del problema e poi anche una presa di coscienza rispetto, ripeto, ai danni creati e alle risposte che le cittadinanze di Silvi, di Pineto, di Montesilvano e di Città Sant'Angelo aspettano. Naturalmente la nostra è stata una sommaria valutazione che poi dovrà essere svolta da chi dovrà evidentemente calcolare con esattezza. Noi abbiamo fatto una stima preventiva e presuntiva che potrebbe essere anche per difetto, per eccesso, però è un modo per far capire che il danno che si è creato è un danno veramente enorme e che forse fino ad oggi è stato sottovalutato, perché ci si preoccupa giustamente delle difficoltà viarie che incontriamo giornalmente. Io stesso sono capitato venerdì nel caos che è successo più a nord sulla 14 nel versante Ascolano, è bastato un solo giorno, lì è successo il finimondo, ecco, quello che lì è successo un giorno da noi ormai si sta verificando da settimane, quindi questo per far capire che la situazione è veramente seria, preoccupante, e noi ci aspettiamo dallo Stato, dal Governo e dalla società che gestisce il raccordo autostradale delle risposte chiare e, come dire, non elusive ed evasive. Sempre all'interno del Consiglio regionale di questa mattina è stata approvata con i soli voti di maggioranza, 15 consiglieri, la norma che prevede l'estinzione della Fondazione Ciapi. Al momento del voto i consiglieri regionali di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l'aula per non partecipare al voto sul provvedimento. La legge prevede la nomina di un commissario esterno entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Il commissario straordinario della Fondazione Ciapi redigerà il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto e fino alla data di inizio della procedura di liquidazione, determinando l'avanzo e il disavanzo della gestione alla medesima data. Il commissario liquidatore è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto fra soggetti esterni all'amministrazione a esperienza professionale adeguata, determinandone tempi, poteri e compenso a valere sulle spese di procedura di liquidazione della Fondazione. Adesso andiamo in Val di Sangro. Domani la Sevel di Atessa torna a produrre furgoni Ducato a pieno regime dopo il sequestro a causa della tragica morte di un operaio all'inizio anno. I 700 dipendenti così non saranno più in cassa integrazione, ma un'altra drammatica morte sul lavoro è accaduta in Abruzzo nei giorni scorsi. Vediamo il servizio della nostra redazione. La Sevel di nuovo a pieno regime. Domani mattina lo stabilimento di Atessa tornerà a produrre il furgone Ducato, dopo il via libera dalla procura di Lanciano. La produzione era stata notevolmente ridotta dopo la morte sul lavoro, ad inizio anno, di Cristian Terilli, operaio 29enne della provincia di Frosinone. Tornerà quindi in funzione la parte dell'impianto robotico, ma non quella del reparto lastratura, dove è avvenuta la tragedia durante un lavoro di manutenzione per conto di Fiat Chrysler. E questo per consentire ai periti di ultimare i rilevamenti che hanno già portato sei dirigenti aziendali nel registro degli indagati. Tirano un sospiro di sollievo i 700 dipendenti fino ad oggi in cassa integrazione parziale. La produzione dello stabilimento era scesa da 1250 veicoli al giorno a 900. Il rallentamento dei lavori pesava non solo sulla Sevel, ma su tutte le fabbriche dell'indotto FCA, dalla Val di Sangro a Sulmona, per un totale di 13.000 addetti. E mentre proseguono le indagini per accertare le responsabilità della morte di Terilli, un'altra tragedia sul lavoro scuote l'Abruzzo. Il 24 gennaio, a Tocco d'Acqua Sauria, Igor Pavel Meiser, di soli 26 anni, è morto precipitando da un'altezza di 12 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone della ex Merker. L'area è stata sequestrata, indagati per omicidio colposo sono un ingegnere e il titolare dell'azienda che stava eseguendo i lavori di smantellamento dei capannoni. In Italia nel 2019 quasi 1000 persone sono morte nel tentativo di riportare a casa uno stipendio, almeno 950 per la precisione, per una media di 5 morti ogni 2 giorni. Il calcolo delle morti bianche è però difficile. Ci sono infatti i coloro iscritti all'INAIL, ma è complicato tenere conto anche di tutti i lavoratori in nero, spesso immigrati senza famiglia al seguito a chiedere giustizia, che in caso di morte sono così destinati all'oblio.
La riforma della PAC, la politica agricola comunitaria, è stata al centro di un convegno organizzato da Confagricoltura L'Aquila. L'incertezza riguarda le risorse a disposizione del settore primario. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. La riforma della PAC 2021-2027, periodo di transizione e orientamenti futuri. È l'argomento del convegno che ha organizzato nella sede dell'ANCE Confagricoltura L'Aquila. A parlarne è Fabrizio Lobene, presidente di Confagricoltura L'Aquila. Stiamo portando, ecco, vorremmo portare ulteriormente, qualora non lo fossero già informati, gli organi di governo della regione affinché possano intervenire sulle politiche e le nuove strategie che l'Unione Europea entro l'estate vorrebbe portare a termine per la nuova PAC 2020. Tantissimi gli argomenti snocciolati, molto importante anche la presenza della dottoressa Cristina Tinelli, capo dell'ufficio di Bruxelles di Confagricoltura, che ha parlato di questo periodo di transizione, ma soprattutto delle risorse non certe. Al momento infatti sembrerebbero scarseggiare i soldi. Ma in questo momento tutto è in forse, non abbiamo nessun tipo di certezza, prima di tutto non abbiamo un budget dell'Unione Europea, per cui questo di conseguenza non dà un budget per la politica agricola comune, quindi è un momento di stasi che speriamo riesca a sbloccarsi subito, perché in teoria noi dovremmo già partire dal 2020, dal 1 gennaio 2021 col nuovo periodo di programmazione che riguarda sia il primo, quindi pagamenti diretti, che il secondo pilastro, quindi sviluppo rurale, però purtroppo ad ora, non avendo un budget dell'Unione Europea generale, non abbiamo neanche un budget per la politica agricola. È logico, la riforma è pronta, cioè dal punto di vista dei testi sono in discussione, però bene o male si potrebbe arrivare ad una approvazione. Il problema rimane proprio i soldi, e questi soldi tengono anche un po' in scacco il decisore politico, perché dicono, senza avere un'idea di quelle che sono le cifre precise, di quelle che saranno gli ammontari di cui avremo a disposizione, non possiamo decidere sui dettagli tecnici, cosa che invece è sempre successa. Quindi da una parte c'è anche una certa reticenza dovuta anche al cambio di legislatura. L'avvio di azioni per migliorare la qualità dei servizi offerti e l'arrivo di nuovi primari. Sono queste le anticipazioni fornite dal manager della ASL al sindaco di Lanciano in merito al futuro dell'ospedale Floraspe Renzetti. Vediamo il servizio. La scelta del nuovo direttore sanitario prevista per febbraio consentirà di accelerare la nomina dei direttori di unità operativa complessa attesi da tempo nell'ospedale di Lanciano, sbloccando o riavviando i concorsi ereditati dall'attuale gestione aziendale. Lo ha anticipato il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, nel corso di un incontro con il sindaco Pupillo. Il manager ha annunciato l'avvio di azioni per migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti del Renzetti e più in generale nell'area frentana, garantendo una attenzione che palesemente è mancata negli anni precedenti e ha portato alle attuali difficoltà confermate durante l'incontro dallo stesso Pupillo. Riorganizzazione delle attività di laboratorio analisi, centro trasfusionale, anatomia patologica e genetica, miglioramento della rete di emergenza urgenza sul territorio, situazione complessiva dell'ospedale come idea di primo livello. Schell ha assicurato che resteranno al loro posto le attività di laboratorio analisi a servizio dei reparti dei singoli ospedali. Tutte le urgenze e necessità interne saranno garantite come avviene attualmente, così come resterà intatta e se necessario potenziata l'attuale rete di punti prelievo, cui i cittadini continueranno a rivolgersi come sempre. Nulla cambierà per loro. Sarà invece concentrata in un'unica sede l'attività di lavorazione del sangue e di altro materiale biologico, garantendo a tutti i cittadini della provincia di Chieti una migliore qualità e uniformità dei risultati, al tempo stesso la riduzione di un evidente sperpero di risorse. Al momento ci sono 8 laboratori analisi con apparecchiature e personale che ripetono identiche operazioni con un evidente sottoutilizzo e al tempo stesso un impiego antieconomico di reagenti e attrezzature. Le ipotesi saranno illustrate il prossimo 19 febbraio al collegio di direzione della ASL, prima della presentazione ai 104 sindaci in assemblea nella sede della provincia di Chieti. Siamo così arrivati alla pagina dello sport, partiamo dalla Serie B. La vittoria sul Pordenone ha riportato fiducia in casa Pescara e Nicola Legrottagli è stato confermato in panchina fino alla gara di lunedì sera con il Cosenza. Intanto la società è al lavoro per formalizzare le prime operazioni in entrata, in particolare per l'attacco. Sentiamo il punto di Andrea Costantini.
Allenatore e mercato sono i due binari che animano questa settimana a tinte biancazzurre. La splendida prova di Udine contro il Pordenone vale la continuazione dell'esperienza da allenatore della prima squadra di Nicola Legrottaglie, una conferma non definitiva fino a fine stagione. Legrottaglie però guiderà la squadra certamente fino alla gara col Cosenza di lunedì sera e per lui sarà anche la prima l'Adriatico Cornacchia. Le analisi in società proseguono e il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto telefonicamente ieri sera nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, fa chiarezza sugli aspetti che incideranno nella valutazione di Legrottaglie. Prima di tutto non voglio bruciare nessuno, voglio capire in questa settimana se il lavoro iniziato la scorsa settimana è accolto con molto entusiasmo dal gruppo, da tutto quello che è, voglio capire se questo è un qualcosa che ci può portare a un bel risultato da tutti i punti di vista oppure no. E allora, se questa settimana la prima è un pochettino frenetica, no? Con le problematiche che ci sono state, questa settimana valuteremo insieme con i direttori, adesso c'è anche il mercato che è da concludere, quindi diciamo che c'è stato meno tempo per ragionare sull'allenatore. Ci ragioneremo e poi non significa se fai risultato o non fai risultato, perché a me domenica sarebbe bastato anche vedere una squadra come l'abbiamo vista, se non vincevamo, se portavamo un pareggio non è che cambiava qualcosa. Ho detto prova convincente, sì. Capito. Prova convincente. Va bene. Se vogliamo, la questione mercato è ora anche più stringente perché venerdì ci sarà il gong. Se l'operazione di sfoltimento prosegue, ora si rende necessario implementare la rosa e compiere alcune operazioni in entrata. È fatta per la cessione a titolo definitivo di Matteo Ciofani al Bari, per lui un anno e mezzo di contratto. Vicina anche quella, sempre a titolo definitivo, del portiere Elan Castrati al Trapani. Per compensare la partenza di Ciofani resta viva l'ipotesi del ritorno di Raffaele Pucino dall'Ascoli, anche se la strada non è in discesa. Il Gioli di difesa ha vestito il biancazzurro nella stagione 2014-2015. Tiene banco la questione centravanti, il nome caldo è quello di Federico Melchiorri. Sebastiani ha ribadito che non è disposto a sborsare la cifra richiesta dal Perugia tra i 5 e i 600 mila euro. Intanto l'attaccante ieri ha giocato e segnato il gol partita che ha dato agli Umbri i 3 punti contro il Livorno. Nel dopogara il tecnico Serse Cosmi ha risposto così alla domanda se questa sia stata l'ultima gara di Melchiorri in maglia Perugia. Non lo so e credo che non ci sarà neanche tanto tempo per scoprirlo, insomma, voglio dire. Quindi io ero sicuro che avrebbe fatto gol, questo sicuro, insomma, l'avevo pronosticato. Poi io ci ho parlato con il ragazzo è a posto, ragazzo serio, ragazzo a posto, oltre che quando sta bene un grande giocatore, quindi... Insomma, futuro da chiarire per Melchiorri e i piani del Pescara si complicano visto l'interesse anche di Entella e del Vicenza Serie C. Un'asta sarebbe controproducente per il Delfino. Sempre per l'attacco spunta di nuovo l'opzione Riccardo Sottil, che ha appena rinnovato il contratto con la Fiorentina. Sebastiani ha detto che è una ipotesi difficile visto che il giocatore ha richieste dalla Serie A. In particolare il Genoa ha chiesto Sottil in prestito ai Viola. L'incontro tra i club potrebbe sbloccare l'affare. Il Pescara può nel caso sperare che alla fine la Fiorentina non ceda il ragazzo ad una squadra potenziale concorrente di classifica. E adesso andiamo in Serie C. La sconfitta contro la Cavese di domenica ha riproposto nel Teramo la necessità di un attaccante che possa portare in dote quella quantità di reti che servirebbe per la seconda parte di campionato. Nel frattempo Martignago potrebbe finire a Catania con la formula del prestito. Sentiamo tutto nel servizio di Jacopo Forcella. La sconfitta con la Cavese ripropone in casa Teramo l'annosa vicenda attacco. L'1-0 maturato a Castellammare di Stabia è arrivato dopo una buona prova da parte della squadra di Bruno Tedino, che pur tuttavia non è andato oltre il palo del solito cecchino Francesco Bombaggi, a cui è mancata solo la precisione. Lo stop di misura però riporta in perfetta parità il computo tra gol fatti e gol subiti, 24 e 24. E questo è un limite su entrambi i fronti, perché la tenuta difensiva è ancora da affinare, ma è davanti che la statistica è davvero impietosa. Il Diavolo ha il quintultimo attacco del torneo, a pari merito con il Picerno e il Rieti. Peggio dei biancorossi solo il Rende, fanalino di coda di questa speciale graduatoria con 16 centri, poi il Bisceglie a 18, la Sicula Leonzio che ha perso il recupero di ieri con Catanzaro a 20, la Cavese a 21 e poi c'è proprio il Diavolo a 24. Qualche
qualcosa va corretto, considerando che un terzo dei gol li ha messi a segno proprio Bombagi, che attaccante non è, e partendo dall'assunto che un giocatore come Birligea è giovane e gli va concesso il tempo per maturare in un torneo che ha mille difficoltà. Magnaghi ha realizzato 5 marcature, ma dietro di lui davvero poco o nulla. Alcuni elementi dell'organico sono fermi a 2 gol: Cianci, che però ha lasciato il Teramo per accasarsi al Carpi, Mungole ha realizzato in una sola partita, quella vinta 4-3 con la Casertana, e poi non ha più trovato la via della rete. Ilaria è stato decisivo con Paganese, sbloccando il risultato in Bisceglie, ma è di fatto un centrocampista che è già in media con le realizzazioni stagionali. Costa Ferreira è andato a segno anche lui con la Casertana e poi con la Ternana. Cancellotti lo ha fatto una volta, due se si considera la Coppa Italia, sfruttando il rimpallo nel finale a Bari, e poi c'è Martignago che insieme all'esterno destro è a quota 1, calcio di rigore vincente con la Virtus Francavilla, ma che è in lista di sbarco. A proposito del numero 10, ancora contatti col Catania, che sarebbe, stando alle ultime indicazioni, la pista privilegiata. Lucarelli vorrebbe averlo per la prima linea, e la formula del prestito, per cui il Teramo deve dare l'ok, potrebbe essere l'ultimo atto di una situazione che ha visto l'ex Albissola mai pienamente dentro il progetto tecnico dei biancorossi. Poi si darà la caccia al sostituto, perché nonostante Bombagi viaggi al ritmo di punta consumata, Magnaghi, Birligea e Minelli sono troppo pochi per reggere da soli la seconda durissima parte di campionato. L'arrivo dell'attaccante dovrebbe essere questione di ultimi giorni di mercato, ma nel frattempo il diavolo si sta concentrando anche per obiettivi futuri. Non è un mistero, infatti, che Salim Diakité e Boubacar Diarra dell'Olimpia Agnonese siano profili che piacciono soprattutto per la stagione che verrà. Gli altomolisani vorrebbero monetizzare immediatamente la cessione dei due giovani e tenerseli però in prestito fino alla fine dell'anno, col Teramo che potrebbe inserirli gradualmente solamente da luglio in avanti. In Serie D salta un'altra panchina, quella della Vastese, che è stata affidata a Massimo Silva, che dunque diventa il nuovo allenatore prendendo il posto di Marco Amelia. Chieti invece, dopo le ultime due umilianti sconfitte, la società ha indetto il silenzio stampa ed è pronta a prendere provvedimenti verso quei calciatori che non onoreranno la maglia nero-verde. Vediamo il servizio. È finito il matrimonio tra Marco Amelia e la Vastese. Il nuovo allenatore è Massimo Silva, che ha superato la concorrenza dell'ex tecnico del Francavilla Gigi Iervese. L'ufficialità nella nota diramata stamani dalla società aragonese. Un rapporto, quello tra Amelia e la Vastese, che si era già incrinato da settimane e che aveva avuto il suo epilogo già dopo la secca sconfitta di Fiuggi. Il chiarimento di una settimana fa ha avuto solo, a conti fatti, l'effetto di trascinare inutilmente avanti una situazione che in realtà non aveva vie d'uscita alternative se non la separazione appunto tra Vastese e Amelia. La gara col Campobasso ne è stata la dimostrazione. Il suo arrivo lo scorso luglio era stato presentato come un progetto triennale finalizzato alla crescita della società e dei risultati sportivi, ma la Vastese non ha mai veramente ingranato, dando la sensazione di essere una squadra di talento ma incompiuta. Ora tocca a Massimo Silva, attaccante del Pescara dal 79 all'82, già allenatore dell'Ascoli in Serie B, lo scorso anno in D ad Isernia, in una stagione culminata con la retrocessione dei Pentri. Silva debutterà poi domenica nella trasferta di Civitanova contro la San Giustese. Situazione incredibilmente difficile invece a Chieti. Con un comunicato diramato questa mattina, la società ha indetto il silenzio stampa fino a data da destinarsi ed ha chiesto scusa ai propri tifosi per le indecorose prestazioni offerte dalla squadra nelle ultime due gare, con le cinquine subite da Porto Sant'Elpidio e Agnonese. Nella nota si invitano i tifosi comunque a restare vicino alla squadra, precisando che la società non lascerà nulla di intentato affinché venga raggiunta la salvezza e che è pronta ad adottare severi provvedimenti nei confronti di quei calciatori che non onoreranno la maglia. Nella nota il presidente Mergiotti puntualizza anche che la società è in regola ed ha onorato le scadenze relative a corresponsione degli emolumenti a tesserati ai calciatori, pagamento dei fornitori e adempimenti di natura fiscale. Nella prossima giornata il Chieti è chiamato ad una prestazione d'orgoglio quando sabato pomeriggio ad Ortona riceverà la vice capolista Matelica. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento alle 21 con la trasmissione Pro Teramo con Jacopo Forcella e i suoi ospiti per parlare del Teramo, e per quanto riguarda il TG6 il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie ancora e buona giornata.